È stata l'edizione delle novità, la numero 66, che ha visto quattro formazioni, Milan, Inter, Juventus e Fiorentina subentrare dagli ottavi. Il Milan vince, era dal 2001 che non scriveva il suo nome nell'albo d'oro, ha battuto l'Anderlecht riscattando la sconfitta dell'anno scorso e portando a 9 i successi stagionali. Sono per 3-1 il risultato finale, che ha visto addirittura in svantaggio la formazione di Pippo Inzaghi, passata in gol l'Anderlecht al 18esimo del secondo tempo con Leia. Il pareggio di Petagna al 26esimo, davvero un eurogol. Si va ai supplementari 1-1 ed è dopo 5 minuti che Fabbro porta in vantaggio il Milan sul 2-1. Si fa anche espellere perché si toglie la maglia da Gian Munito. Nel frattempo erano già stati espulsi due giocatori, uno per parte. Al 12esimo è Mastelli che su assist proprio di Petagna fissa il punteggio sul 3-1, quando è già apoteosi carnevale rossonero con Pippo Inzaghi, che ci teneva a vincere questo torneo, che l'aveva visto anche protagonista da calciatore. No, ma sono bravi ragazzi, io insieme al mio staff abbiamo fatto un buon lavoro, ma il merito è loro, diamo il merito a questa squadra che quest'anno sta facendo cose straordinarie. Oggi è la partita che rimarrà nel loro cuore e se lo meritano, dai.